Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi è una bella giornata qui a Orlando in Florida e vorrei parlarvi dell'etimologia della lingua italiana e in particolare la parola ragazzo. La settimana scorsa ho letto un libro che si chiama Il Museo della lingua italiana di Giuseppe Antonelli. È uno dei miei libri preferiti sulla lingua italiana. In questo libro c'è una struttura come un museo. Ci sono tre divisioni. Il primo è l'italiano antico. Il secondo è l'italiano moderno e la terza è l'italiano contemporaneo. Ho scoperto molte cose sulla storia della lingua italiana. Secondo me, con ogni parola c'è un mondo, c'è una storia. Ci sono molte parole, quindi ci sono molti mondi. E iniziamo con il mondo della parola ragazzo. La parola ragazzo deriva dalla parola araba, rakaz, in origine ballerino, perché nel Maghreb medievale questa parola era usata per indicare i giovani corrieri che portavano le lettere da un ufficio all'altro, muovendosi rapidi, come in una danza. E poi nel passaggio all'italiano si è concentrata all'età, per indicare i giovani in generale. Secondo me questa storia è interessante perché ho imparato che nella lingua italiana ci sono molte parole che ha origini da diversi paesi e non solamente latino oppure spagnolo, francese, eccetera, ma anche l'arabo. Quindi, una domanda per voi. Conoscete altre parole che ha origini dall'arabo? E stavo pensando questa settimana, quando abbiamo una parola straniera nella nostra lingua, dobbiamo cambiare la parola per adattare oppure adattare la parola come la struttura della nostra lingua. Per esempio, in italiano, lamp. Non è lamp, ma lampara. Questa è una bella domanda. Adesso sto leggendo questo libro qui. Diciamolo in italiano. Gli abusi dell'inglese nel lessico dell'Italia di Antonio Zoppetti. E nei prossimi video parlerò di questo argomento perché secondo me questa è importante. Grazie per aver guardato, lasciate un commento qui sotto. Sono molto curioso, secondo voi dobbiamo cambiare le parole straniere? Oppure conoscete le parole italiane che ha origini dall'arabo?
non dimenticate di iscrivervi, mettete un bel like e ci vediamo nel prossimo.